sono gli asintoti? Direi che la parola l'abbiamo già incontrato quando abbiamo ripassato le funzioni elementari. Abbiamo ripassato, per esempio, la funzione iperbole equilatera, che se ricordate aveva, se k è positivo, aveva un andamento di questo tipo. E avevamo detto, questi qua si chiamano rami dell'iperbole, bla bla bla, gli assi cartesiani che particolarità avevano? Avevano la particolarità che il grafico si avvicinava tantissimo a loro senza mai intersecarli. Allora, ecco, quando ho una retta che ha questo comportamento relativamente a un grafico, cioè il grafico della funzione, quando x tende a più infinito, anche non a meno, a meno infinito, anche altro, insomma, si avvicina tantissimo alla retta senza intersecarla, allora questa retta prende il nome di asintoto. Allora, io faccio solo una specifica. È vero, io anche su tanti libri delle superiori leggo un asintoto che cos'è una retta in cui il grafico non interseca mai, una roba del genere. Ma da un punto di vista veramente matematico non è correttissimo. Perché? Perché io potrei avere una funzione, non ho idea di quale possa essere, ma che ha un andamento di questo tipo. Per esempio, fa così. Poi fa così. Allora è chiaro che quando x va infinito, il grafico vedo che si avvicina sempre di più a questa retta orizzontale e quindi, come dirò, questa è un asintoto per x che tende a più infinito della funzione. Però non è vero che il grafico della funzione non ha mai intersecato questa retta, perché qui l'ha intersecata, qui l'ha intersecata. Quindi è vero questo fatto che non interseca la retta, ma solo specificando da un certo punto in poi. Cioè, da un certo punto in poi è vero che l'asintoto è una retta a cui il grafico si avvicina sempre più senza mai intersecarlo. Ma avendo detto, faccio un po' di pulizia, avendo detto che l'asintoto è una retta, anzi lo scrivo, asintoto è una retta che gode di quella particolare proprietà che ho appena cercato di accennare. Ma se è una retta, noi sappiamo che le rette, diciamo, le abbiamo suddivise in tre famiglie. Abbiamo suddiviso in rette che sono, e ognuna delle quali ha un'equazione caratteristica. Per esempio, rette parallele all'asse delle y, l'equazione hanno x uguale a x con 0, un determinato valore. Se dico considero la retta x uguale a 7, cosa vuol dire? È la retta che passa per il punto 7, 0 ed è parallela all'asse delle y, perché è fatta tutta e solo dai punti che hanno la x uguale a questo x con 0 fissato. Se prendo una retta parallela invece all'asse delle y, questa ha equazione del tipo y uguale a un numero, una costante, chiamiamolo y0. Poi ho le rette che non sono parallele né all'asse x né all'asse y. Abbiamo visto che hanno equazioni del tipo y uguale ad mx più q, dove m e q sono due numeri reali. Allora, un asintoto, essendo una retta, avrà un'equazione di uno di questi tre tipi. Infatti si parla di asintoto verticale, se ho un asintoto di questo tipo, cioè se l'asintoto è una retta del tipo x uguale a costante, ossia è una retta parallela all'asse delle y, avrò un asintoto che prende il nome di asintoto orizzontale se l'asintoto è una retta di equazione y uguale a una costante, vale a dire una parallela dell'asse delle x. Si parla di asintoto obliquo se la mia retta non è né parallela all'asse delle x né parallela all'asse delle y e quindi è una retta di questo tipo con m diverso da 0. Quindi determinare un asintoto vorrà dire determinare se esiste una retta che può essere verticale, orizzontale o obliqua che si comporta da asintoto, cioè in
da un certo punto in poi il grafico della retta si avvicina tantissimo, il grafico della funzione, scusate, il grafico della funzione si avvicina tantissimo a questa retta, ma non l'interseca. Come farò allora, da un punto di vista più matematico, come posso allora definire, diciamo, da un punto di vista matematico l'asintoto? Allora posso dire x uguale a x con 0 è asintoto verticale se il limite per x che tende a x con 0 della mia funzione f di x vale infinito. Infinito che può essere o più o meno. Quindi, che situazione ho? Ho una situazione di questo tipo. Se questo è x con 0, questa è la retta x uguale a x con 0, allora avrò un asintoto se quando x si avvicina a x con 0, e quindi cosa deve essere per parlare di limite per x che tende a x con 0? X con 0 deve essere sicuramente un punto di accumulazione. Se quando x, dicevo, si avvicina a x con 0, la mia funzione va a infinito, più o meno, quindi potrebbe essere così, va bene? Oppure così. Allora, in questo caso, chiaramente x, la retta x uguale x con 0 è un asintoto verticale e vale più infinito perché, come vedete dal mio disegno, insomma, il grafico va più infinito. Ma avrebbe potuto andare invece a meno infinito, avvicinarsi sempre di più alla retta, ma quando mi avvicino appunto a x con 0, andare sempre a valori più negativi. Ma potrebbe anche essere che cosa? Che il comportamento di quando mi avvicino a x con 0 da destra o quando mi avvicino a x con 0 da sinistra non sia uguale com'è in questa raffigurazione che ho fatto. Cioè, cosa può succedere? Quando mi avvicino da destra, cioè per valori più grandi, il valore della y va più infinito. Quando mi avvicino a x con 0 per valori più piccoli, invece, o mi va a meno infinito, allora non posso dire che il limite, parlare solo del limite per x che tende a x con 0. Devo distinguere che cosa? Limite perché tende a x con 0 da destra. Cioè per valori più grandi, e supponiamo che venga più o meno infinito, allora qui parlo di che cosa? Di asintoto verticale destro, cioè per valori più grandi, infinito, e qua deve essere. Oppure posso parlare anche solo di limite per x che tende a x con 0 per valori più piccoli, cioè da sinistra, della f di x, e se viene più infinito o viene meno infinito, di nuovo parlo di asintoto verticale a sinistra. Se i due risultati da destra e da sinistra sono uguali, come in questa figura che ho fatto qui, allora posso dire semplicemente che il limite per x che tende a x con 0 della f di x è questo infinito, più o meno che sia. Però quello che volevo far dire è questo, che in realtà si parla di x uguale x con 0 asintoto verticale. Ma è bene sempre specificare asintoto verticale a destra oppure asintoto verticale a sinistra, perché non è detto che quello che succede a destra succeda anche a sinistra. Allora diciamo scorporo le due parti. Quando invece parlo di asintoto orizzontale, io che cosa intendo? Intendo se abbiamo una situazione. Qua lascio solo la definizione di asintoto verticale lasciando x che tende a x con 0. Ma come avete capito, spesso devo distinguere il caso da x con 0 da destra e x con 0 a sinistra, perché il comportamento può essere diverso. Se invece quello che abbiamo detto asintoto orizzontale, cioè la retta è una retta parallela, all'asse, supponiamo che questo sia y0, vado a prendere questa retta, no? Dire che questo è un asintoto, cosa vuol dire? Che a un certo punto la mia funzione si avvicina sempre di più a questa retta, o da sotto o da sopra, non lo so, dipenderà dalla funzione.
Come faccio per esprimere da un punto di vista matematico questo? Supponiamo, per esempio, da così, va bene? Come faccio? Devo dire che quando x diventa grandissimo, quindi tende a più infinito, il grafico della mia funzione si avvicina sempre di più al valore y0. Quindi questo come lo esprimiamo? Il limite per x che tende a più infinito della mia funzione deve essere un numero ben determinato, perché deve essere il valore di y0, cioè un numero reale. Quindi y0, ci siamo. Ma abbiamo detto, può anche succedere che il mio grafico si avvicini a questa retta quando x diventa piccolo, cioè diventa sempre più piccolo, cioè tende a meno infinito. Quindi che situazione potrei avere? Per esempio, questa qua. Anche in questo caso dico che la retta y uguale y0 è un asintoto orizzontale, però dovrò dire un asintoto orizzontale per x che tende a meno infinito. Quindi limite per x che tende a meno infinito della mia f di x uguale a questa costante y0. Quindi per definire, allora y uguale y0 è asintoto verticale e orizzontale se succede una di queste due cose. Quando faccio il limite, x che tende a più infinito, mi viene una costante, che sarà poi quella che mi determina l'equazione dell'asintoto, oppure questo succede quando x tende a meno infinito. Poi abbiamo il terzo caso, cioè che il mio grafico si avvicini a una retta che non è parallela a uno degli assi, ma è una retta che diciamo, per capirci, oba. Se è una retta di questo tipo, io devo riuscire a determinare m e devo riuscire a determinare q. Come faccio? Allora, y uguale ad mx più q è asintoto obliquo se, allora, per determinare m, io vado a considerare il limite per x che tende a, adesso scrivo solo infinito, perché? Perché avete capito che quello che faccio quando x tende a più infinito, devo anche andare a vedere cosa succede quando x tende a meno infinito, perché i comportamenti possono essere diversi. Allora, da un punto di vista formula è uguale, solo che dovrò fare i due casi, per x che tende a più infinito e per x che tende a meno infinito. Allora, scrivo solo infinito per scrivere una volta sola. Allora, il limite per x che tende a infinito. Vado a fare il limite di questa funzione, la mia f di x fratto x. Cosa può succedere di questo limite? Non esiste. Oppure può succedere che un numero finito, un numero reale, niente. Oppure può succedere che sia infinito, più o meno che sia. Allora, se succede che esiste ed è un numero, cioè un numero reale, questo numero è l'm della mia equazione che spero diventi un asintoto. Se non trovo un numero reale qui, trovo più infinito, meno infinito, trovo che il limite non esiste, allora la ricerca è già finita, l'asintoto obliquo non esiste. Se invece trovo m, non è ancora detto che l'asintoto esista. Devo andare a vedere se riesco a trovare anche q. E se q esiste, come lo trovo? Lo trovo andando a considerare il limite sempre per x che tende allo stesso infinito, e se qua prendo più, qua prendo pure più, se prendo meno qua, qui prendo meno, quindi dico semplicemente limite per x che tende a infinito, di questa funzione, la mia funzione f di x meno mx. Se questo limite, di nuovo, esiste, non esiste, vale infinito, vale un numero? Se esiste ed è un numero, questo numero che chiamo Q è il mio Q. Cioè se riesco a trovare sia m che Q, allora dico che y uguale ad mx più Q è asintoto obliquo. Dovrò dire però asintoto obliquo a destra se questo vale per x che tende a più infinito.
ginocchio asintoto obliquo a sinistra se questa retta la trovo quando x tende a meno infinito. Ecco, con questo diciamo le formule, la parte strettamente matematica per calcolare gli asintoti è fatta, cioè abbiamo già definito anche da un punto di vista matematico come determinare gli eventuali asintoti di una funzione. Per vedere questo, facciamo degli esercizi che così capite meglio un po' tutto questo discorso. Cominciamo cominciamo per esempio con questa funzione. Mentre faccio gli esercizi, vi faccio anche notare delle cose che anziché dirvele adesso, mentre vi ho fatto, diciamo, questa teoria, che poi diventa più teoria, e quindi la facciamo mentre lo incontriamo negli esercizi. Che cosa intendo? Allora, consideriamo questa funzione f di x uguale a 2 meno 3x fratto 1 meno x. E mi chiedo se questa funzione ha degli asintoti. Allora, la prima cosa da fare, anche se non viene richiesto mai, cioè anche se viene richiesto solo calcola gli asintoti, ma questo succederà sempre quando dovete trovare dei massimi, dei minimi, qualunque cosa, quando vi viene data una funzione, anche se non vi viene chiesto, chiaritevi subito chi è il suo campo di esistenza, il suo dominio massimo. O comunque se ve lo danno già il dominio lo controllate nel dominio che vi hanno già dato, altrimenti lo controllate nel dominio massimo di questa funzione, cioè nel suo campo di esistenza. E questo tra l'altro, se volete un mio consiglio, poi ognuno di voi fa quello che crede, cercate di scrivere questo campo di esistenza come intervalli. Che cosa intendo? Allora, se io mi chiedo chi è il campo di esistenza di questa funzione, so che l'unica cosa da guardare è che il denominatore 1 meno x sia diverso da 0. Quindi questo cosa significa? Significa x diverso da 1, cioè il mio campo di esistenza sono tutti numeri reali diversi da 1. Quindi se io scrivo r, numeri reali, se io scrivo r meno 1, è chiaro che l'ho scritto correttamente il campo di esistenza, nulla da dire, ma scriviamolo come intervalli. Io cancello qua per tenermi dello spazio, no? Come intervalli, per scrivere quello che abbiamo appena detto, cosa posso dire? Che il campo di esistenza di questa funzione va da meno infinito a 1, escluso perché l'1 non lo posso prendere. Unione 1 più infinito. Mi vedo meglio che cosa posso andare a cercare. Che cosa vuol dire questo qua? Pensateci, vuole dire che soltanto nel punto 1 la mia funzione non è definita, però posso avvicinarmi all'1 sia per valori più grandi che per valori più piccoli finché voglio. In altre parole, da un punto di vista matematico, cosa abbiamo detto che si dice? 1 è un punto d'accumulazione, anche se non appartiene al dominio. Se è un punto di accumulazione, posso calcolare il limite, perché se non è un punto d'accumulazione, non posso calcolarlo il limite. Allora, torniamo sempre qua. Cominciamo a chiederci gli asintoti verticali. Dove possono essere gli asintoti verticali se una funzione li ha? Solo in punti come questo, in questo caso 1, cioè in punti di accumulazione del mio dominio, ma che non fanno parte del dominio. Perché se io mi chiedo qua, ci può essere un asintoto verticale in x uguale a 2? No, perché in x uguale a 2 la funzione esiste. Quanto vale f di 2? Quanto vale? Meno 4 fratto meno 1 vale più 4. Allora non sarà mai che il limite mi viene più infinito o meno infinito, perché perché la funzione esiste in quel punto lì, quindi ha un suo valore ben preciso. Mentre se voglio un asintoto verticale,
Voi sapete che dovete ottenere che quando mi avvicino a 1, la mia funzione va a infinito, più o meno, non ha importanza, può darsi più, può darsi meno, non lo so, però deve andare a infinito. Se il punto fa parte del dominio, non andrà mai a infinito, perché è un valore della funzione. Allora, quando scrivo il mio intervallo così, mi accorgo subito che l'unico punto dove può esserci un asintoto verticale è in x uguale a 1, è l'unico punto, quindi se devo andare a cercare gli asintoti verticali, vado a cercarlo quando x tende a 1. Poi può darsi ci sia, non ci sia o non ci sia, però è lì l'unico posto dove lo devo cercare. Allora, per cercare gli asintoti verticali, allora provo a fare il limite per x che tende a 1 e come vi ho detto, devo distinguere da destra o da sinistra perché non è detto il comportamento sia lo stesso. È la mia funzione 2 meno 3x fratto 1 meno x, e se viene infinito, più o meno che sia, ho l'asintoto verticale. Andate a rivedere, l'avrete sotto mano le dispense, la definizione. Se invece mi viene o infinito o che non esiste, no, infinito va bene, l'unica cosa che va bene, se mi viene un numero oppure non esiste il limite, allora è chiaro che l'asintoto verticale non c'è. Allora, calcoliamo questo limite per x che tende a 1 per valori più grandi. Se vado a mettere al posto di x 1, che cosa mi viene? 2 meno 3 che fa meno 1 fratto 1 meno 1, 0. Quindi è una forma indeterminata? No, di sicuro fa infinito. Quindi di sicuro c'è l'asintoto verticale, ma devo anche capire con che segno, cioè va più infinito o va meno infinito. Lo trovo facendo la regola dei segni qui, la frazione. Al numeratore meno, al denominatore 0, ma questo 0 è uno 0 più o uno 0 meno? Cioè, quando mi avvicino a 1 per valori più grandi, qui al denominatore i miei valori sono più grandi o più piccoli di 0? Se per esempio prendo il 2, perché 2 è più grande di 1, è a destra di 1. 1 meno 2 fa meno 1, cioè quindi un numero negativo. Allora negativo il numeratore, negativo il denominatore, mi viene più infinito. Ed è proprio questo quello che dovete fare. Quindi questo 0 è un qualcosa che tende a 0, ma per valori positivi, c'è cioè un più 0. Se vi trovate in difficoltà con il segno, quando avete lo 0, fate come vi ho appena fatto vedere. Andate a prendere un qualunque valore, quello che volete voi, che però rispetti quello che state facendo. Cioè, io che cos'ho? Ho il limite per x che tende a 1 per valori più grandi. Allora dovete prendere un numero più grande di 1, quello che volete, 5, 10, 300.000, 1,01, quello che volete. Lo sostituite a x e andate a vedere se il risultato che ottenete è positivo o negativo. Qualunque valore io metta x più grande di 1, qua mi viene un meno. Quindi ho sbagliato qui. Questo è meno, eh? Fatto bene il risultato, forza di parlare. È sempre un numero negativo. Detto per esempio, prendiamo x uguale a 2, mi viene 1 meno 2 meno 1, cioè un meno. E quindi meno diviso meno fa più. Allora cosa vuol dire questo? Allora vuol dire che la retta x uguale a 1 è asintoto verticale, io dico destro, destro perché intendo per valori più grandi di 1. Cioè vuol dire che se io vado, la mia funzione, quando si avvicina alla retta x uguale a 1, per x da destra, va a più infinito, cioè un andamento di questo tipo. Poi qui non so che cosa succede, se viene giù, se va su, non so niente. So soltanto che quando mi avvicino a 1 va a più infinito. Vediamo invece cosa succede quando mi avvicino a 1 da sinistra, cioè per valori più piccoli. Allora devo calcolare perché può darsi che ci sia ancora un asintoto, che può essere che vada più infinito o a meno infinito, ma potrebbe anche essere che l'asintoto non c'è.
limite per x che tende a 1 per valori più piccoli, cioè da sinistra, di 2 meno 3x fratto 1 meno x, quanto viene? Allora, il numeratore mi viene sempre meno 1. Il denominatore, questa volta, x tende a 1 per valori più piccoli di 1, che sono qui. Allora, quando prendo uno di questi valori più piccoli di 1, il denominatore mi viene positivo o negativo? Mi viene positivo. Se per esempio prendo lo 0, tanto per fare pochi calcoli, 1 meno 0 fa 1, fa più 1. Quindi è uno 0 più, cioè è lo 0 col segno più, diciamo. Ma allora viene infinito perché è 1 fratto 0. E il segno devo prendere il meno perché è meno diviso più, quindi meno infinito. Ma allora ho trovato che anche quando mi avvicino a 1 da sinistra, la mia funzione va a infinito, anche se ci va al negativo, cioè va a meno infinito. Però questo cosa mi dice? Che allora anche x uguale a 1 è asintoto verticale sinistro. Però come vedete l'andamento non è lo stesso, da una parte va più infinito, dall'altra va meno infinito. Quindi questo non c'entra con gli asintoti. Avrei potuto scrivere limite per x che tende a 1, la mia funzione uguale, non so, a infinito. No, perché sapete che avrebbe dovuto venire lo stesso valore per scrivere solo limite per x che tende a 1. Ricordatevi sempre anche questo. Comunque, gli asintoti verticali li abbiamo trovati. Come abbiamo detto, come ho già detto, l'unica possibilità per avere un asintoto verticale era in 1, perché in qualunque altro x del mio dominio la funzione esiste. Quindi quando vado a mettere al posto di x questo valore, mi viene un numero e quindi non mi verrà mai infinito. E quindi gli asintoti verticali li ho già fatti tutti, li abbiamo già trovati tutti. Cosa, appunto, non ci sono più asintoti verticali. Cosa ci può essere? Visto che la funzione va sia a più infinito che a meno infinito, devo andare a vedere cosa succede quando appunto la x va a più infinito e poi dopo quando va x va a meno infinito. Cioè sono due studi separati, anche perché delle volte potreste avere solo che va a più infinito e non va a meno infinito, oppure viceversa. Cioè si ripetono, ma sono, diciamo, separatamente il più o il meno infinito. Per cercare quello orizzontale abbiamo detto devi andare a cercare il limite per x che tende, comincio col più infinito, a più infinito della mia funzione. So già che, rifacciamo la figurina. Se voglio che esista un asintoto orizzontale, se questo valore è y0, cosa deve succedere? Che quando la mia x va a più infinito, il mio grafico si avvicina indefinitamente a questa retta y uguale a 0. Quindi, quando è che avrò questa situazione? Quando questo limite vale y0, cioè vale un numero. Andiamo a vedere quanto vale questo limite qui. Allora, non so come siete abituati a scrivere, però per quello che vi ho detto io, quando avete il limite che tende a infinito, mi raccomando, è solo quando va a infinito, di un quoziente di polinomi, è sufficiente tenere, diciamo, i termini di grado massimo. Cioè questo limite è equivalente. Metto equivalente perché è chiaro che la funzione cambia, ma intendo dire mi dà ha lo stesso risultato che di quale limite? Del limite per x che tende a più infinito e tengo soltanto i termini di grado massimo. Potete anche giustificarlo sempre con la gerarchia degli infiniti, cioè non esponenziale, potenza, logaritmo, ma all'interno delle potenze è chiaro che ha prevalenza chi ha esponente maggiore. Hanno lo stesso grado, ma al di là di quello io vi ho detto un modo, tenete sempre solo il termine di grado massimo sia sopra che sotto. In questo caso allora è equivalente a calcolare il limite di questa funzione di meno 3x fratto meno x. Poi arrivati qua,
dovete sempre semplificare quello che si può. In questo caso, visto che x al primo grado sia al numeratore che al denominatore, proprio la x si semplifica. E allora che cosa rimane? Il limite per x che tende a più infinito di meno 3 fratto meno 1, cioè 3. Quindi effettivamente è vero, quando x va a più infinito, la mia funzione si avvicina sempre di più al valore 3. Allora vuol dire che la retta di equazione y uguale a 3 è un asintoto orizzontale a destra. Allora y uguale a 3 è asintoto orizzontale a destra, cioè per valori più grandi, quando x va a più infinito, intendo. Visto che il mio campo di esistenza va anche a meno infinito, andiamo a vedere cosa succede invece quando x va a meno infinito. Può darsi che ci sia un asintoto orizzontale, può darsi no, può darsi sia lo stesso, può darsi sia diverso. Le possibilità sono tutte aperte. Limite per x che tende a meno infinito della mia funzione 2 meno 3x fratto 1 meno x. Per calcolarlo, come prima, faccio il limite per x che tende a meno infinito. Tengo solo i termini di grado massimo, semplifico e mi rimane anche questa volta soltanto meno 3 fratto meno 1, cioè 3. Quindi addirittura trovo la stessa retta e trovo che anche quando va a meno infinito il mio grafico fa così, si avvicina sempre di più a questo valore. Cosa succede qua in mezzo? Non si sa, eh. Studierete con altre tecniche. Allora, y uguale a 3 è asintoto orizzontale anche a sinistra, cioè per valori per x che va a meno infinito. E ho scritto destra. Siamo. Adesso rimarrebbe da dire, ma ecco un'osservazione che non ho fatto prima quando vi ho dato le definizioni da un punto di vista matematico. Che vi ho detto, adesso le guardiamo negli esempi. In teoria uno dice, vabbè, e adesso proviamo a calcolare se ci sono degli asintoti obliqui. Provate a pensare un attimo. Un asintoto obliquo, se andate a rivedere, se avete lì sotto le definizioni che abbiamo scritto, lo trovate se esiste, anche questo andando a fare limite per x che tende a più infinito, cominciamo sempre da destra, a più infinito. Di una certa funzione f di x fratto x. Comunque, cosa dovrebbe succedere? Che il mio grafico si avvicina sempre di più a una retta orizzontale, cioè dovrei avere una situazione di questo tipo. Ma sempre quando x va più infinito. Allora, queste due situazioni non possono esserci contemporaneamente, cioè quando x va più infinito. I casi sono due, o non c'è asintoto, oppure se c'è asintoto si avvicina sempre di più a un valore determinato, asintoto orizzontale, oppure no. Cioè, esserci l'asintoto orizzontale esclude che ci possa essere un asintoto verticale. Siamo un asintoto obliquo, scusate. Esserci un asintoto orizzontale mi esclude che ci possa essere un asintoto obliquo, perché se quando va più infinito si avvicina sempre di più al 3, non otterrò mai che si avvicina sempre di più a una retta obliqua. O si avvicina a una retta orizzontale o si avvicina a una retta obliqua. O a nessuna delle due, cioè se non c'è asintoto. Ci siamo? Quindi no asintoti obliqui, perché ci sono quelli orizzontali sia per x che tende a più infinito e sia che per x che tende a meno infinito. Cioè, che cosa voglio dire? Come sempre sono due studi a destra e a sinistra separati. Cioè, non è detto che venga la stessa cosa come è venuto in questo esercizio. Potrebbe essere che a destra, quando x tende a più infinito, mi venga un asintoto orizzontale e che a sinistra invece mi venga un asintoto obliquo, o nessuno, cioè
siamo, cioè sono, gli studi vanno sempre mantenuti separati, però come vi dicevo, se c'è l'asintoto orizzontale non può esserci quello obliquo, quindi non si deve perdere tempo a cercare quello obliquo. Poi andiamo a vedere un altro esercizio. Vediamo, dunque, questo qua, per esempio. Cerco di prendere esercizi che mi sembra non ci siano sulla dispensa. Allora, sempre ovviamente la ricerca di eventuali asintoti. Della funzione, prendiamo la funzione f di x uguale a x alla seconda meno 4 fratto x più 1. Anche in questo caso, la prima cosa da fare, ripeto, anche se non vi viene chiesta, quando lavorate con le funzioni, è sempre quello di avere ben presente il campo di esistenza di questa funzione. Allora, anche in questo caso è molto facile, nel senso che ho solo da tener conto del denominatore che deve essere diverso da zero. Questa volta, denominatore diverso da zero significa x diverso da meno 1. Quindi, se lo scrivo come intervallo, il mio campo di esistenza, analogamente a prima, mi viene da meno infinito a meno 1 escluso, unione da meno 1 a più infinito, sempre meno 1 escluso. Quindi, di nuovo, se ha degli asintoti verticali, se li ha, dov'è che posso trovarli? Solo, esclusivamente, quando x è uguale a 1. In vicinanza di meno 1, non c'è altra possibilità, perché da tutte le altre parti la funzione è definita, quindi in un qualunque altro valore di x diverso da meno 1, esiste f di x, esiste un valore ben determinato, non potrà mai la mia funzione andare a più infinito o a meno infinito. Quindi per gli asintoti verticali l'unica possibilità è che ci siano quando x tende a meno 1. Come sempre facciamo però i due casi, da destra, cioè per valori più grandi, o da sinistra, cioè per valori più piccoli di meno 1. Quindi cominciamo a fare il limite per x che tende a meno 1 da sinistra questa volta, cioè per valori più piccoli. E che cosa viene? Allora, x al quadrato meno 4 fratto x più 1. Allora, se metto al posto di x meno 1, mi viene al denominatore 0, al numeratore mi viene 1 meno 4 meno 3. Questo sicuramente non è una forma indeterminata, so che fa infinito. Ma con quale segno? Allora, devo capire questo 0, se ci si avvicina a 0 per valori positivi, cioè un più 0, se ci si avvicina a zero con valori negativi, cioè che ci sia un meno zero. Allora, per provare, ripeto, ci pensate un attimo, se x deve essere più piccolo di meno 1, cosa succede qua? Se avete difficoltà, faccio così anch'io, Allora, prendo un qualunque valore, do ad x un qualunque valore che stia appunto alla sinistra di meno 1, per esempio meno 2. Se x è meno 2 più 1 è negativo, fa meno 1. Allora anche qui vuol dire che i denominatori sono negativi, cioè uno 0 meno. Allora meno diviso meno fa più. E quindi che cosa ho? Sicuramente ho un asintoto verticale, perché mi viene che quando mi avvicino a meno 1 da sinistra la mia funzione va a più infinito. E quindi x uguale a meno 1. Asintoto verticale, siamo andati per valori più piccoli, quindi a sinistra. Proviamo adesso se mi avvicino a fare il limite quando x tende a meno 1 per valori più grandi, cioè a destra.
Cosa mi viene? Al numeratore mi viene sempre meno 3, al denominatore 0, ma quindi sicuramente è infinito, ma questo 0 è un più 0 o un meno 0? Cioè mi avvicino allo 0 con valori positivi o con valori negativi? Allora, meno 1 da destra, cioè prendiamo un qualunque valore che stia a destra del meno 1, anche 0. E se vado a metterlo al posto di x mi viene 0 più 1, mi viene un numero positivo. Quindi vuol dire che mi avvicino allo 0 con valori positivi. Allora meno diviso più fa meno, e vado a meno infinito. Questo cosa mi dice? Che x uguale a meno 1 è asintoto verticale anche a destra, anche se a sinistra va più infinito, cioè va in alto. Quando mi avvicino a meno 1 da sinistra, mentre se mi avvicino a meno 1 da destra, il mio grafico, il mio asintoto va a meno infinito. Asintoti verticali, abbiamo detto, non ce ne sono più, perché era l'unico punto meno 1 di discontinuità e però punto di accumulazione, per poter fare i limiti. Chiediamoci i limiti orizzontali, se ci sono. Possono esserci perché? Perché il mio dominio arriva fino all'infinito e arriva fino a meno infinito. Quindi devo chiedermi se io faccio il limite per x che tende a più infinito. Proviamo più infinito prima, della mia funzione. Cosa viene? Mi viene allora x tende a più infinito, quindi siamo in quelle diciamo regole buone, perché ho il quoziente di due polinomi, basta che consideri i termini di grado massimo, quindi questo è equivalente a calcolare il limite di x che tende a più infinito di x alla seconda fratto x. Ma x alla seconda fratto x quanto fa? X al numeratore. Quindi il limite per x che tende più infinito di x è più infinito. Oppure potete anche vederlo o ricordarlo con il fatto appunto degli infiniti delle potenze. È chiaro che è più potente x al quadrato di x, quindi diciamo che quando x va a più infinito vince il numeratore e quindi abbiamo più infinito. Ma cosa mi dice questo? Che quando x tende a più infinito, anche la mia funzione va più infinito. Quindi non si avvicina sempre di più a un valore prefissato, come era prima. E quindi non esiste un asintoto orizzontale, perché l'asintoto avrei dovuto trovare quella costante y, cioè perché la retta sarebbe stata di equazione y uguale a costante. Quindi allora non esiste asintoto orizzontale, almeno a destra, perché abbiamo fatto la prova con x che tende a più infinito. Proviamo a fare la prova limite che tende a meno infinito, perché può anche succedere che qui invece esista. Allora, il limite per x che tende a meno infinito di x al quadrato meno 4 fratto x più 1, siamo sempre che x tende a infinito, quindi posso usare la gerarchia degli infiniti, e quindi di nuovo vince il numeratore perché ha grado maggiore, e quindi anche in questo caso mi viene, meno infin mi viene infinito, ma col segno meno, perché quando tenete soltanto x al quadrato fratto x, voi eliminate una x, rimane il limite per x che tende a meno infinito di x, quindi se a x va a meno infinito risulta meno infinito. Quindi di nuovo non esiste un asintoto orizzontale, questa volta a sinistra. Ma il fatto che non esista l'asintoto orizzontale, ripeto, sia a destra che a sinistra, mi dice che potrebbe esserci un asintoto obliquo e quindi andiamo a vedere se c'è. Per trovare l'asintoto obliquo abbiamo detto io devo trovare
una retta di equazione y uguale ad mx più q, cioè devo determinare i parametri m e q. E la regola cosa dice? Dice per trovare m, se esiste, devi fare il limite per x che tende, allora cominciamo a più infinito, a studiare la parte più infinita, devi fare il limite per x che tende più infinito di f di x della tua funzione fratto x. Allora io vado a scrivermi questa nuova funzione, f di x fratto x. Cosa è? Limite per x che tende a più infinito, se alla vostra f di x dividete per x, dividere per x vuol dire moltiplicare per x il denominatore, cioè mi viene quale funzione? X al quadrato meno 4 fratto x al quadrato più x. Calcoliamo questo limite. È un infinito, vado più infinito, cioè, quindi guardo i gradi dei polinomi. Se tengo solo quelli di grado massimo, viene il limite di x al quadrato fratto x al quadrato, ma semplifico gli x al quadrato e cosa mi rimane? 1 al numeratore, mi rimane 1 al denominatore. Quindi questo limite vale 1. Ho trovato proprio un numero reale. Quindi questo effettivamente può essere il mio m. Sono sicura di trovarlo l'asintoto obliquo? No, perché se anche ho trovato m, per dire che esiste l'asintoto obliquo, devo riuscire a determinare anche q. Quindi andiamo a vedere se lo trovo. Come faccio per trovare, per vedere se esiste e se esiste trovarlo q? Sempre per x che tende a più infinito, vado a considerare questa funzione. Quella che ottengo facendo f di x meno mx, quindi nel mio caso 1 per x. Quanto viene? Limite per x che tende a più infinito, f di x è questa qui, x al quadrato meno 4 fratto x più 1, meno x, minimo comune multiplo, semplifico, mi rimane la funzione meno x meno 4 fratto x più 1. Ripeto, ho fatto questa frazione qui, x al quadrato meno 4 fratto x più 1, meno x, quindi minimo comune multiplo x più 1, x meno 4, meno il quadro meno x. Il quadro vanno via e mi rimane questo. X tende a più infinito, quindi per vedere il limite basta che io faccia, diciamo, il discorso dei termini di grado massimo che sono x e x si semplificano, mi rimane meno 1 al numeratore, 1 al denominatore, quindi in definitiva mi rimane meno 1. Ho trovato anche questa volta un numero reale, quindi questo effettivamente è il mio q, cioè sono riuscita a trovare sia l'm che il q. Allora posso dire che la retta di equazione y uguale mx, nel mio caso 1x, adesso lo scrivo anche se è tutto banale, più q, cioè più meno 1, è un asintoto obliquo. Questo chi è? Y uguale a x meno 1. Questa retta è un asintoto obliquo. L'abbiamo trovata per x che tende a più infinito, quindi dico de a destra. Vuole dire appunto che quando mi avvicino a questa retta, e che quando x tende a più infinito, la mia funzione si avvicina sempre di più a questa retta. Forse si avvicini dal di sopra anziché dal di sotto come ho disegnato, non lo so. So solo che quando x diventa più x diventa grande, più il valore della funzione si avvicina alla retta y uguale a x meno 1. Andiamo a vedere se succede la stessa cosa anche quando mi avvicino a meno infinito, cioè quando x tende a meno infinito. Lascio il più. Calcolo, faccio esattamente la stessa cosa, solo faccio i limiti per x che tende a meno infinito. Che voglio studiare che cosa succede qui.
Allora faccio come sempre il limite della funzione fratto x, e quindi sarà il limite per x che tende a meno infinito di x alla seconda meno 4 fratto x alla seconda più x. Stesso esattamente discorso di prima, perché abbiamo sempre che x tende a un infinito e quindi mi viene 1 come prima. Quindi la m di sicuro c'è. Andiamo a vedere la q. Devo fare il limite per x che tende a meno infinito della funzione che ottengo facendo fx meno mx, quindi nel mio caso 1 per x meno x. E quindi di nuovo trovo il limite per x che tende a meno infinito di questa funzione meno x meno 4 fratto x più 1, e di nuovo provo meno 1. Non è mica detto, ecco, succede sempre così, in questo esercizio succede così. Quindi ritrovo che la retta y uguale a x meno 1 è anche asintoto obliquo a sinistra, cioè quando x tende a meno infinito. Sempre stesso discorso, calcolo gli eventuali asintoti. E la funzione questa volta f di x uguale a x alla seconda meno 4 fratto x alla seconda più 4x. Come sempre devo calcolare il campo di esistenza. Il campo di esistenza, l'unica cosa da vedere è che da porre è che il denominatore sia diverso da zero. Quando è che il denominatore è uguale a 0? Quando x è uguale a 0, oppure quando x è uguale a meno 4. Allora io devo escludere dai numeri reali questi due valori, meno 4 e 0. Se lo voglio scrivere come intervalli, cosa devo scrivere allora? Che il campo di esistenza va da meno infinito a meno 4, escluso. Unione. Da meno 4 a 0, esclusi, unione da 0 a più infinito. L'ho scritto in questo modo. Questo significa tutti i numeri reali meno lo 0 e meno 4. Ma scritto così, che cosa mi accorgo? Mi accorgo che ho due punti in cui la funzione non è definita, meno 4 e 0, che sono entrambi però punti di accumulazione, perché io al meno 4 mi posso avvicinare per valori più piccoli finché voglio, ma anche per valori più grandi, perché meno 4 andare a meno 3, meno 2, meno 1, insomma andare a 0 ne ho, cioè mi avvicino al meno 4 finché voglio anche per valori più grandi. E poi a 0 mi avvicino finché voglio sia da sinistra che da destra. Quindi ho due punti, il meno 4 e lo 0, dove potrebbero esserci degli asintoti verticali. Sono gli unici due punti in cui succede questo, cioè in cui può succedere questo. Quindi, se devo cercare gli asintoti verticali, li devo cercare in questi due punti. Come faccio? Devo cercare il limite per x che tende a meno 4. Cominciamo da destra per valori più grandi, per esempio, della mia funzione, x al quadrato meno 4 fratto x al quadrato più 4x, e vedere quanto viene il limite. Il limite, cosa viene? Allora, quoziente di polinomi, tengo solo quelle di grado massimo, quindi sarebbe il limite x alla seconda fratto x alla seconda. Semplifico gli x alla seconda e mi rimane 1 fratto 1.
No, mi sono sbagliata, scusate. Se al posto di x metto meno 4, al numeratore mi viene 16 meno 4, cioè 12, fratto, qui sì che mi viene 0. Allora, di sicuro sarà infinito, ma devo capire se più o meno. Allora, se al posto di, allora mi sto avvicinando a meno 4 per valori più grandi, per esempio anche il meno 1 è più grande. Quindi se qua dentro ci metto meno 1, cosa mi viene? Mi viene 1 meno 4, quindi mi viene un numero negativo. Quindi mi avvicino allo 0 per valori negativi. E quindi più diviso meno fa meno. Però, insomma, comunque quello che conta qual è che un asintoto verticale che allora x uguale a meno 4 è asintoto verticale, e dunque l'ho fatto per valori positivi a destra, per valori non positivi più grandi di meno 4, quindi a destra. Penso sia la stessa cosa anche a sinistra, x che tende a meno 4, valori più piccoli, x al quadrato meno 4 fratto x al quadrato più 4x, allora al numeratore mi verrà sempre 16 meno 4, 12 più 12, al denominatore mi viene 0, adesso vediamo con quale segno, quindi di sicuro mi viene infinito, quindi di sicuro un asintoto verticale, con quale segno? Allora, qua mi avvicino a meno 4 per valori più piccoli, per esempio meno 5. Allora se metto meno 5 cosa mi viene? 25 meno 20, quindi più 5 più. Allora più diviso più fa più. Allora x uguale a meno 4 è asintoto verticale a sinistra. Anche se quando mi avvicino a meno 4 per valori più piccoli va più infinito, quando mi avvicino a meno 4 per valori più grandi mi va a meno infinito. Comunque le asintoti verticali in meno 4 ci sono. Come vi avevo detto, però, c'è anche lo 0 che può essere dove ci può essere un asintoto verticale. Quindi ripeto la stessa cosa. Faccio il limite per x che tende a 0. E anche qua devo fare i due casi, 0 per valori più grandi della mia funzione cosa viene? Allora se al posto di x metto 0 al numeratore mi viene meno 4, al denominatore chiaramente mi viene 0 e devo decidere se è un più 0 o un meno 0. Allora, se mi avvicino da destra per valori più grandi, posso andare a mettere al posto di x 1, per esempio. Che cosa mi viene? 1 più 4 più 5 viene positivo. Quindi il quoziente quanto viene? Negativo, quindi mi viene meno infinito. Allora, x uguale a 0 è un asintoto verticale a destra. Andiamo a vedere se lo è anche a sinistra. X che tende a 0 per valori più piccoli, al numeratore mi viene sempre meno 4, al denominatore mi viene 0, adesso andiamo a vedere con che segno, quindi di sicuro mi verrà infinito. Vediamo il segno. Allora, se mi avvicino allo 0 da sinistra per valori più piccoli, per esempio, meno 1 è più piccolo. Se qui metto meno 1, quanto mi viene? Mi viene più 1, meno 4, mi vengono, c'è cioè un valore negativo, quindi è un meno 0. Allora meno diviso meno fa più, e quindi è ancora un asintoto verticale, ma quando mi avvicino allo 0 per valori più piccoli, la mia funzione è infinito. Quindi x uguale a 0. Asintoto verticale sinistro. E
così li ho trovati tutti gli asintoti verticali, perché, ripeto, se noi guardiamo il nostro campo di esistenza, mi accorgo subito che l'unica possibilità di averli è in questi due punti, meno 4 oppure 0. E cosa succede invece quando vado a più infinito o quando vado a meno infinito? Allora, potrebbero essere sempre condizionali degli asintoti orizzontali oppure obliqui. So anche che se ci sono orizzontali, inutile che li cerchi, cerchi anche quelli obliqui. Se invece orizzontali non ci sono, posso andare poi a cercare se ci sono quegli obliqui. Comunque devo andare a vedere allora cosa succede quando faccio il limite per x che tende, comincio a più infinito e la mia funzione, cioè di x alla seconda meno 4 fratto x alla seconda più 4x. Allora abbiamo che x va più infinito, abbiamo un quoziente di polinomi, quindi so che basta che consideri diciamo la variabile con esponente maggiore, quindi questo è come calcolare il limite per x che tende a più infinito, x alla seconda fratto x alla seconda. Semplifico gli x alla seconda e che cosa mi rimane? 1, 1 fratto 1, cioè 1. Allora, avendo trovato un numero reale, questo mi assicura che la retta y uguale a 1 è asintoto orizzontale a destra. Cioè, significa che quando x tende a più infinito, cioè diventa grandissimo, il valore della funzione si avvicina sempre di più al valore 1, alla retta y uguale a 1. Andiamo a vedere infine. Quindi a destra, cioè quando x tende più infinito, di sicuro non ci sono asintoti obliqui. Vediamo adesso cosa succede quando x tende a meno infinito, sempre della mia funzione. Cosa mi viene? Visto che va comunque a infinito, quindi tengo i termini di grado massimo, li semplifico, mi viene sempre 1. Ma allora anche quando x tende a meno infinito, il valore della mia funzione si avvicina sempre di più al valore 1, cioè y uguale a 1 è asintoto orizzontale a sinistra. Come ho già detto prima e torno a ripetere, poiché ci sono sia a destra che a sinistra gli asintoti orizzontali, non ci possono essere asintoti obliqui. E quindi non li cerco neanche perché so già che non ci possono essere. Dunque. Allora, per esempio, se prendo la funzione f di x uguale alla radice quadrata di x al quadrato meno 1, qualche osservazione su questo esercizio? Come sempre, devo cercare il campo di esistenza. Il campo di esistenza chi è? Devo porre x alla seconda meno 1 maggiore o uguale di 0. Disequazione di secondo grado, quindi valori esterni, quindi io so che il mio campo di esistenza va da meno infinito a meno 1, compreso unione da 1 a più infinito, 1 compreso. Perché meno 1 e 1 li comprendo? Siamo il numeratore, quindi esiste la radice di 0. Quindi anche quando x è uguale a meno 1, quando x è uguale a 1, questa funzione ha senso, vale 0 semplicemente. Quindi guardo questo,
avere degli asintoti verticali. Allora, guardando il campo di esistenza, mi accorgo che non può avere degli asintoti verticali perché non ci sono dei punti in cui la funzione non esiste e sono punti di accumulazione. Lo so che, per esempio, in 0, che è qua dentro, la funzione non esiste, quindi ci sono dei punti in cui la funzione non esiste, perché da meno 1 a 1 la funzione non esiste. E anche in questi estremi, meno 1, stessa cosa 1, non posso avere degli asintoti verticali. Perché? Perché in meno 1 la funzione esiste, vale 0. Quindi non avrò mai che quando mi avvicino a meno 1 da sinistra mi va a più infinito, vale 0. Quindi non possono esserci asintoti verticali. Non possono. È inutile che li cerchi perché non saprei dove cercarli. Non possono esserci asintoti verticali. Possiamo però che, visto che però il mio dominio, il mio campo di esistenza va a più infinito e va a meno infinito, a meno infinito, non lo so cosa succede quando x va a infinito, più o meno che sia. Quindi qui ha senso chiedersi, ma esistono asintoti orizzontali? Andiamo a vedere. Provo a fare il limite, provo per più infinito. X che tende a più infinito della mia funzione, x al quadrato meno 1, e chi viene? Quando x diventa grandissimo, questo meno 1 è come se non ci fosse, cioè basta che io consideri la radice quadrata di x quadrato, cioè di x in pratica. Ma quando x tende a più infinito, allora dove va? Va a più infinito. E quindi quando x tende a più infinito, la funzione va chiaramente a più infinito. Allora non esiste un asintoto orizzontale, perché l'avrei se qui avessi ottenuto un numero reale. No, asintoto orizzontale, almeno a destra, però è sicuramente la stessa cosa anche a sinistra. Ma se non c'è l'asintoto orizzontale, potrebbe esserci l'asintoto obliquo. Andiamo a vedere. Allora, vado a vedere anche qua solo per limite per x che tende a più infinito, perché meno infinito qua dopo ho un altro problema, quindi non esageriamo. Allora, so che devo fare il limite di f di x fratto x. Quindi nel mio caso, con la mia funzione, limite per x che tende a più infinito di radice di x al quadrato meno 1 fratto x. Allora, qui non lo so, potete calcolare, è chiaro che se metto, sostituisco infinito, mi viene una forma indeterminata, infinito fratto infinito. Però in realtà, se io vado a considerare il solito discorso che quando vado a più infinito, il numeratore, diciamo, lo posso identificare, cioè si comporta come si comporta la radice quadrata di x al quadrato, cioè in pratica come x. Allora x fratto x è 1. Questo limite è 1. Ma allora ho trovato un numero. E questo numero mi può è il mio m se esiste anche il q. Adesso si tratta solo di andare a vedere se esiste anche il q, cioè di andare a vedere se esiste ed è un numero il limite per x che tende a più infinito della funzione, allora radice di x al quadrato meno 1
meno, devo fare meno mx. Il mio m è 1, quindi in pratica meno x. E devo andare a vedere quanto è questo limite. Allora, chiaramente questo limite è una forma indeterminata, perché mi verrebbe qui, sostituendolo qua, mi viene più infinito meno più infinito, cioè più infinito meno infinito. Sappiamo che è una forma indeterminata. Adesso, come tutte le forme indeterminate, insomma, quasi sempre ci sono più strade per trovare un artificio che mi faccia uscire da questa forma indeterminata. Quindi, quasi sempre, non dico sempre, ma insomma, non è univoco il modo, non ha importanza. Ognuno di voi, magari gli viene un modo, diciamo, e quindi va bene, purché i passaggi matematici siano corretti, solo che arrivi al risultato, cioè arrivi a togliermi da questa forma indeterminata, va bene. Io in questo caso farei così, limite per x che tende a più infinito, cioè la prima cosa che mi viene in mente, perché ho una radice quadrata, ho un binomio, come aspetta che lo cerco di scriverlo, come differenza di due quadrati. Non è mica detto se è l'unico artificio, se qualcun altro di voi lo vede, so, raccolgo qualcosa, non ho idea, va bene, che i passaggi matematici ovviamente siano corretti, eh. Quindi questo è il mio, diciamo, funzione. Moltiplico per radice quadrata di x quadrato meno 1 più x. Ovviamente devo anche dividere allora per questa stessa parentesi, cioè per x al quadrato meno 1 sotto radice più x. Allora, limite per x che tende a più infinito. Di che cosa? Allora, al numeratore ho quadrato del primo, che sarebbe x al quadrato meno 1, meno quadrato del secondo, cioè meno x al quadrato. Al denominatore ho sta roba qua, x al quadrato meno 1 sotto radice più x. Allora, al numeratore questo va via con questo, ho meno 1 fratto x al quadrato meno 1 sotto radice più x. Adesso, mi sono dimenticata il limite qua, è ovvio, è il limite di questo. È una forma indeterminata questa? No, perché quando ho numeratore o denominatore, una costante, di sicuro non è più una forma indeterminata. Che cosa ottengo allora? Meno 1 fratto. Se qui al posto di x metto più infinito, che ripeto, qua ci va limite per x che tende a più infinito. E cosa ottengo? Allora, ottengo, anzi lo scrivo perché vorrei che qualcuno di voi poi non metta questo limite. Allora, uguale al limite per x che tende a più infinito di meno 1 fratto quadro meno 1 sotto radice più x. Adesso sì. Allora, limite del numeratore chi è? Meno 1 fratto. Andiamo a vedere il denominatore. Se al posto di x metto più infinito, non mi viene più una forma indeterminata perché ottengo più infinito più infinito. Più infinito più infinito fa più infinito. Quindi in definitiva io ho ottenuto 0, ma avevamo trovato già l'm. Adesso ho trovato anche, facendo questa formula, ho trovato un numero reale, quindi vuol dire che questo numero reale è il mio q. Allora posso dire che la retta y uguale m1, quindi x più 0. Più 0 non lo scrivo, quindi questa retta è asintoto obliquo dove a destra.